Sindaco, ancora una volta il Comune di Cerveteri è pronto a scendere in campo contro l'emergenza rifiuti proveniente dal Comune di Roma, che come area metropolitana ha individuato delle zone papabili per una nuova discarica vicino a siti di interesse archeologico a livello mondiale. Beh, diciamo che Cerveteri è sito archeologico, diciamo, di interesse tutto, perché noi spaziamo dalla nostra meravigliosa necropoli della Banditaccia, che ci tengo a ricordare essere sito UNESCO, uno dei tre siti UNESCO che ci sono nel Lazio oltre a Roma, perché nel Lazio abbiamo Roma, abbiamo Tivoli, abbiamo Tarquinia e abbiamo Cerveteri, quindi diciamo non è proprio facilissimo beccare un comune che ha un sito UNESCO. Sono riusciti per l'ennesima volta a individuare delle aree idonee nel nostro territorio in prossimità di borghi rurali importantissimi come quello dei Terzi e come quello di San Martino, in prossimità di un borgo archeologico importantissimo come quello di Ceri, cioè laddove possiamo ricostruire l'economia dei nostri territori a partire dalle nostre meraviglie ci vediamo arrivare proposte di metterci discariche in inceneritori. Però va chiarita una cosa: in questi anni siamo dovuti scendere in piazza sempre, è veramente brutto dover dire ai cittadini che il sindaco si deve mettere a fascia e deve montare una protesta per difendere il territorio. Credevamo, quando abbiamo iniziato questo percorso, che le istituzioni dialogassero in un altro modo. Se sono pronte al dialogo faremo le nostre osservazioni e bloccheremo questo scempio. Se così non è, come sempre, saremo in strada, saremo a fare manifestazioni, saremo a fare le nostre proteste, saremo nei luoghi istituzionali a far sentire la nostra voce, perché è inaccettabile che nel 2017 si parli ancora di discariche e di inceneritori prima di decidere che vengano a Cerveteri, perché guardi, a me mi troverebbe arrabbiato nello stesso modo e con la stessa rabbia anche se si fosse deciso un paese dei castelli romani dall'altra parte. Siamo in un momento storico in cui abbiamo capito che i rifiuti vanno gestiti in un altro modo, non vanno bruciati, non vanno accatastati, perché i danni che facciamo alla salute e alla vita delle persone che abitano intorno a quei siti sono 100 milioni di volte maggiori rispetto al risparmio che possiamo avere sulla Tari. Insomma, non credo che le logiche economiche debbano governare il nostro pianeta, ma debbano governare le logiche che ci fanno vivere meglio e vivere di più.